Non gettare sigarette accese, non bruciare le stoppie, non esplodere petardi, non accendere fuochi né griglie. Sono divieti basici, elementari addirittura, imposti dalla legge per evitare di dare fuoco al nostro patrimonio verde. Eppure qualcuno deve ancora imparare come ci si comporta, soprattutto quando l'estate è torrida e arsa, come quelle che i cambiamenti climatici ci rifileranno sempre più spesso. Ai fulmini, altri responsabili di alcuni roghi in montagna, non possiamo purtroppo insegnare nulla, ma un promemoria ad uso dei cittadini è sempre necessario per la sicurezza di tutti, ambiente compreso. E come sempre, la protezione civile è in prima linea. Ovviamente le alte temperature di questi giorni sono, diciamo così, un assaggio di una campagna antincendio che si presume essere particolarmente impegnativa. Non dimentichiamoci che appresso agli incendi ci sono anche poi tutto ciò che ne consegue, anche in termini idrogeologici, perché un terreno senza la copertura vegetale è un terreno assolutamente, diciamo così, soggetto ad erosione, per cui si trasformerà poi in un problema idrogeologico. Non dobbiamo permettere a nessuno di deturpare il nostro ambiente, tanto per iniziare. E questo significa essere tutti vigili rispetto al nostro territorio. Il che significa che nel momento in cui qualcuno avvista un incendio, deve chiamare immediatamente il numero unico di emergenza, l'112, e dare le coordinate di quell'incendio affinché noi possiamo intervenire prontamente. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, dobbiamo essere attentissimi a tutto ciò che può provocare un incendio, quindi fiamme libere, barbecue, anche spari di ogni tipo, perché ovviamente in un clima di questo tipo, una suscettività all'espansione dell'incendio molto elevata, è facile che una piccola favilla si trasformi in un incendio boschivo. Basti pensare che diciamo così, basta un piccolo abbruciamento, peraltro vietato in questo periodo, ricordiamolo, perché tutto ciò che sto dicendo è vietato dalla norma dal 15 giugno al 15 di ottobre. Okay? Quindi significa che in questo periodo definito di grave pericolosità tutto ciò è vietato, però basta diciamo così, una qualsiasi azione che noi possiamo immaginare come spontanea, automatica, no? Voglio pulire il mio praticello, che con un colpo di vento si trasforma in un incendio boschivo che deturpa il nostro Quindi non ambiente. ci dobbiamo preoccupare di dare un falso allarme, per così No, dire. assolutamente. Noi, tra l'altro, con l'avvento del numero unico di emergenza tutto ciò è molto più facile perché c'è una centrale unica di risposta, lì arrivano tutte le chiamate, per cui non andiamo nemmeno ad ingolfare il centralino dei vigili del fuoco, perché sono gli operatori del numero unico di emergenza che diranno: quell'incendio già lo conosciamo, non si preoccupi, stanno operando o stanno arrivando i soccorsi.